incredibile ma vero, tra Gianni Sperti lo ha fatto davanti a tutto il pubblico di Uomini e Donne e scattato il bacio. In queste ore il programma è scosso dall'addio di Manuela Carriero che ha deciso di abbandonare il trono prima della scelta finale per un semplice motivo. I fatti le hanno dimostrato che nessuno dei due corteggiatori, Michele Longobardi e Carlo Marini, era realmente interessato a lei. Per questo era del tutto inutile rimanere. E ancora prima si era parlato di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Tra i due sembrava che stesse procedendo tutto nel migliore dei modi, come hanno raccontato anche nel corso della loro ospitata di settembre scorso a Uomini e Donne. Avevano raccontato al pubblico dei loro tanti viaggi fatti insieme nel corso di questi mesi di fidanzamento e di essere pronti anche per intraprendere la convivenza. A Salerno, da lui. Giusto il tempo di far finire la scuola al figlio di Ida Platano e il trasloco da Brescia sarebbe iniziato. Uomini e Donne, bacio tra Gianni Sperti e Roberta Di Padua? Poi qualcosa si è inceppato e tutto è tornato in discussione. Ora a discutere c'è il gesto di Gianni Sperti che, rivelano le anticipazioni, ha baciato Roberta Di Padua? Roberta che pochi giorni fa aveva minacciato di andarsene per una ragione semplice. I cavalieri sarebbero poco intraprendenti, troppo mosci e non interessati ad instaurare una frequentazione seria con le dame. Questi non fanno niente, non hanno voglia, aveva urlato prima di prendersela con il ragazzo con il quale è uscita di recente, possibile che un uomo di 35 anni dopo due spritz sta cappottato? Tina Cipollari e Gianni Sperti avevano dato un po' ragione a Roberta. I cavalieri sono tutti da sostituire. E ora Gianni ha deciso di intervenire di nuovo. Gianni, infatti, ha baciato Roberta per un motivo preciso. Ha deciso di lanciare una provocazione a tutti i cavalieri del parterre over per dimostrare come un cavaliere deve comportarsi per conquistare una dama. Con decisione e senza esitazioni.